Ciao a tutti e benvenuti al Pourparlers. Il Pourparlers è un talk show amatoriale diretto ed interpretato da me e dagli ospiti che vado ad invitare ad ogni singola puntata. Questa sera sono in compagnia di quattro persone, per la prima volta quattro persone, e vado a presentarli, che sono Eleonora Bianchini, prego. Ciao cara, un bacio. Ciao, ben trovato. Grazie. Angela Ciarino! Ciao Leggio! Ma qual è il raga che lo tuffo? Entra come vuoi! Andrea Bocci! Ciao, bello! E Katia Scilchina, che ho scoperto stasera il preciso cognome. Ciao, esatto. L'accendi giù. Ciao. Ma comodo. Il vero cognome. Allora. Ci sono. Iniziamo questo momento dandomi i vostri dati generali. Io quando siete nati, dove siete nati e cosa fate nella vita. Sì, ma non perché si chiede dei dati. Vabbè, l'anno non è importante. Ah, il giorno è... L'anno o l'anno? No. Il giorno, dai. Parliamo di giorni, dai, parliamo di giorni. 20 settembre 1987. Ok, a Foligno. A Foligno, sì. E cosa fai nella vita? Lavoro su un negozio, okay. Di cellulare. 16 settembre 1988, okay. E sono un insegnante. Vieni un pochettino qui qua, non ho da prendere la telecamera. Ok, prego. 1988, lavoro in un negozio, studio, in telefonia. Non c'è copia. E studio massa fisioterapia. Ok. Andrea Bocci, 24 anni. E vendo il gasolio. Ok. Che desti tempi. Beh, la macchina è diventata fondamentale. Cioè ormai non si usa più, praticamente i piedi non si usano più. No, ma anche perché da noi è proprio scomodo, cioè i piedi. Magari sai. A voi piace camminare? Sì. A te piace? No. Ah, correre. Beh, è una diversiva, no? A te piace? Sì, infatti ho smesso di prendere la macchina per andare al lavoro. Così risparmio il gasolio. Te vendi il diesel, quindi è difficile che... Allora, la mia va benzina. Ok. Qual è, secondo voi, il miglior mezzo di comunicazione? La parola. Beh, non è sempre la parola. Comunicazione in tutti i sensi. Anche sì. Comunicazione per mezzo macchina, oppure comunicazione tra un luogo ed un altro. Forse non ho... No. Beh, no. C'è sta WhatsApp adesso che è una rivoluzione. È veloce. No, però la... come mezzo io... Mezzo di comunicazione tra un posto ed un altro. Un mezzo di comunicazione, il treno, la macchina... Aereo. Aereo. Beh. Aereo. Beh, ci sono persone... Più veloce. Beh, dipende da quello di... Devi fare il tratto Foligno-Perugia. Beh, è difficile. Di aereo, no? L'elicottero. Perché se c'è la Titti devo permettere l'elicottero, vanno a Perugia. Con certo. Tutti i soldi che hai. Perché a vostro... Sta multa proprio qua. Perché a vostro pensiero su Facebook spesso compare la frase XXX, nome del personaggio, nei pressi di... Perché secondo voi spesso si deve comunicare dove ci si trova? Ormai comunicano tutto tramite Facebook, anche quante volte vanno al bando, quindi... Sono d'accordo, ma secondo voi perché c'è questo bisogno di comunicare il proprio luogo agli altri? Beh, sono d'accordo se è una cosa che fa ridere, magari... Ma forse ci sono alcune persone magari che stanno su qualche posto... Credono di far rosicare i teatri che leggono. Però, se, non lo so, ha senso secondo voi? Una domanda. No, dipende. Se è una cosa, ecco, che fa ridere, lo fai per farlo vedere all'amico, lo fai tu risale, se no, è come dire... Come da quando stiamo da Super Porchetta. Capito. Facciamo rosicare, no, beh, chi fa le rosica a me? Stava Super Porchetta. Stava Super Porchetta, non è da tutti. È un
posto. Ti piace più essere in giro o rimanere a casa? In giro. Non ci stiamo mai a casa. Beh, questa è una cosa particolare perché ci sono persone... Se stiamo a casa stiamo tra di noi. Sì. Però tante sere, cioè, capita il momento che vuoi stare a casa e che non vuoi uscire, tipo io sabato sera ho fatto l'after dentro al letto dalle 10:30 alle 11:30 del giorno dopo. Beh, hai fatto... Io ho avuto un'esperienza. Ho avuto un'esperienza nel tempo, diciamo, della dormita che mi ha un pochino sconvolto. Io sono andato a dormire che stava facendo giorno, però era notte. Mi sono svegliato che stava facendo notte. Ok. Un giorno e tre quarti a dormire. Sì. No, ma è perché era inverno pieno, capito? Io una volta per tre giorni ho dormito di seguito. Cavolo. Tre giorni. Con la stufa accesa. Porta rossa, lo metto nell'argo. E dormivo dopo. Svegliamo, andavo al bagno. È andata la ripresa il giorno prima. Nessuna latta. Tre giorni fa, le gambe. Lo dice perché sto. Lo dico dopo. La casa è più la struttura o la famiglia, secondo voi? Famiglia. Secondo voi? Dipende. È la famiglia? Dipende tantissimo dal rapporto che hai con la famiglia. Quindi in primis un bel rapporto quindi devi con la famiglia. Tenete il rapporto con la famiglia? Beh, se tu sembra a casa della famiglia. Diciamo il punto fermo che ognuno di noi ha bisogno di avere. Sì, a prescindere poi uno si trovi bene, uno si trova male, la famiglia rimane sempre quel punto in cui trovo. Zitta. Quella... Troppo serio infatti. No, sì, beh, sicuramente è molto importante, insomma, avere un punto di ritrovo a prescindere da dove stai, cioè no dove stai a casa, però nel senso dagli impegni o dal correre della vita. Sì, sì, è un po' un rifugio, una sorta di rifugio. Sono d'accordo. E vi leggo una frase. Dalla conchiglia si può capire il mollusco. Dalla casa l'inquilino. Victor Hugo. Che ne pensate? Sì, che la casa rispecchia la persona. Sì. Magari non proprio la non proprio la casa. La casa familiare, perché più prende più le sognanze dei genitori, perché comunque sono loro a arredarla, averla arredata. Però la propria casa, o quella che uno costruisce da sé, visto che qui ci troviamo a casa tua, e rispecchia un po' quello che sei tu. A casa mia è tutto un altro stile e rispecchia più quello che sono io. Quello sì. Magari non la casa dei nostri genitori, ecco perché è arredato da loro. Mm-hmm. Magari la nostra cameretta, sì, però la mia è non farci caso. La mia proprio non è proprio. Pazzi! Meno persone dentro, sono meglio. Tu pazzi, coraggiato. Veramente non andrò per trampoli. Non fare mai niente, ragazzi. Veramente c'entro per trampoli. Addirittura. Perché spesso le persone che abitano su un condominio sono nemiche? Cioè, tra gli inquilini di un condominio si crea... Perché penso che ci stanno delle regole da rispettare. Perché ognuno ha le sue esigenze, i suoi spazi, i suoi modi di gestire. Ma secondo perché sono frustrati? Frustrati perché non hanno una villa. Sono d'accordissimo. Io sono detto che sembra di stare su una villa, tutto suo. Chi? Oggi facciamo un gioco. Io non ci potrei mai vivere su un condominio. Sono un po' frustrati. Sì. Sarà che sono abituata a vivere su una casa e quindi sul condominio resterebbe un pochino scomodo. Beh, spesso sì. Ma è tanto l'abitudine. Io basta c'ho il divano. Tipo se entro tardi la sera comunque devo accendere tutte le luci possibili, devo sbattere un barco muore. Questo per una porta ecco che qualcuno c'è sta dentro. Sì. Sai, quindi pensi mi viene in mente la riunione dei fantozzi, no? Scappano via, la riunione dei condomini dei fantozzi. Capite, Valena? Comunque, io credo che veramente è diventato difficile mettere persone che abitano su uno stesso stabile tutti insieme. Secondo me. Vabbè, un po' adesso sono tutti matti, quindi. Non rimango lasciare la macchina con lo sportello aperto. Perché?
altrimenti gli invidiosi fanno le multe. Comunque, torniamo a noi. Avete mai chiesto elementi da cucina ad un vostro vicino? Sì. Farina, cartina per la pizza, poi si gli faceva il dolce. Cartina, mi prestava il dolce. In Italia la ricetta. Sì. C'era più un bel rapporto tra di noi. Rispondi, siamo in diretta. Siamo in diretta. Non lo vedete in mia voce, è un problema. Dai, vieni giù, la censurano. Vieni, dai, ospite. Beh, tanto non è che... Dai, tu quando hai fatto vieni giù. Cioè, video di ripresa, quindi cioè, proprio non può dire cose. Ok. Prego. Ho fatto parte anche per Luigi Marciano di Sbirro. Ciao Pierluigi, salutiamo Pierluigi tutti quanti, dai. Ciao Pierluigi. Con Andrea faccio parte del codice. Beh, comunque, una volta si lasciava la chiave sulla porta, no? A casa mia ancora usa. Sì? Sì. Come? Casa mia ancora usa lasciare la chiave. Vabbè, non lo dico. No, ti voglio dare un rubato. Ma sono storia a me. Telefono tutti. Quelli non si tocca. Le fronte della mamma. Vuoi metto? Dai, non si tocca. No, però è vero, no? Prima era più tranquilla l'aria. Sì. Perché secondo voi c'è tanta delinquenza? Perché è aumentata la delinquenza? C'è crisi, la gente scapoccia. È normale che cucina? Sì. È vero? No, sono tutti nervosi. Si sta venendo in carcere quello... che... Viviamo un po'... In carcere da una magna gratis. Sì, gratis. Lavori, c'è lavoro. Se c'hai i pantaloni calati... Facciamo... Quindi di conseguenza uno c'è cerca calati, di provare le strade più corte, no? Ah, certo. Secondo voi... la delinquenza anche. Il gioco d'azzardo... Non fregare l'altro. Il gioco d'azzardo secondo voi è aumentato o diminuito? È aumentato adesso con internet. Credo anche che sia aumentato, ma non so, io sto dietro. Ma se pensate alla televisione, c'è un canale, anzi, più di un canale che fa solo poker. Sì. E beh, ma con internet c'è il poker. Non dicono che gioca d'azzardo. Sì, no, ma... è aumentato e si sta